Dunque, intanto io volevo ricordare che insomma, questa è una, diciamo, siamo all'interno del percorso programmatico del PD di Bologna. Quindi, come dire, ho apprezzato molto, e non lo dico in modo formale, insomma, molti dei vostri interventi. E tra l'altro ho anche ripreso delle osservazioni, però quello che vorrei fare, e mi scuso con chi fa delle riprese perché leggere è sempre una cosa più drammatica dal punto di vista della resa delle cose, però tanto per, diciamo, non mettere... La pena dell'ente. Lui mi fa invidia con questi gadget costantemente. Quindi l'idea, insomma, io penso che noi dovremmo cercare di mettere un po' insieme delle cose, delle idee da proporre al partito, e quindi queste dovrebbero essere un pochino svolte per punti, no? Per poter essere anche un po' raccolte in un documento e poter pesare naturalmente quando sarà il momento di dire che politiche, quali sono le politiche metropolitane che il PD di Bologna vuole fare. Allora, innanzitutto tutti gli anni di crisi che sono stati da tutti ricordati hanno lasciato delle macerie e del sangue sulle strade. Abbiamo e continuiamo ad avere, e non fanno notizia, né le aziende che vanno bene e neanche le molte che vanno molto male e che continuano a chiudere in questi giorni. Abbiamo un discreto numero di crisi aziendali che ci sono state e che sono in atto. Ora, ci può anche essere un tema, diciamo, di carattere darwiniano, no? Possiamo decidere, possiamo anche dire, e certamente la teoria economica a volte dice che a volte i decessi di aziende sono dovuti, perché inefficienti. Però è chiaro che la politica non può permettersi di assistere a questi decessi se non è assolutamente sicura che si fossero tali, e quindi, cioè, inevitabili. E quindi è chiaro che devono essere innanzitutto, per fronteggiare una crisi, predisposti degli strumenti emergenziali, degli strumenti di analisi e anche degli strumenti di carattere solidaristici. Io non nascondo nulla se ricordo una volta in più che ai tempi di crisi, come dire, non altrettanto pesanti che ci furono negli anni 50, lo stesso Cardinale fece dei pool di imprenditori al fine di creare delle forme di solidarietà e di rilancio delle imprese. Credo che questo a maggior ragione dovrebbe farlo l'amministrazione metropolitana. Un altro punto. Secondo me una cosa fondamentale è, come dire, una revisione di bilancio delle amministrazioni e dei sistemi impositivi. Adesso non è necessario applicare il manuale Cottarelli, però è chiaro che non si possono fare dei marciapiedi inutili, ad esempio al Pilastro dove abito io, oppure le tangenziali delle biciclette, e poi far pagare gli stuoini ai bar del centro dicendo che sono delle forme di pubblicità. Si tratterà di un caso di cronaca, però è largamente indicativo di un modo da superare, come dire, di trattare l'imprenditorialità. Poi ci sono, sempre per enumerare gli strumenti, esiste la possibilità di progettare, di programmare il territorio, no? Anche come elemento di sviluppo, perché non è questione di decidere oggi che noi dobbiamo consumare zero territorio. Guardate, il tanto vituperato sindaco De Luca, oggi diciamo governatore pro tempore direi della Campania, che è stato rieletto con percentuali oceaniche, ha fatto una cosa molto semplice: ha individuato 8 zone di sviluppo possibile per la sua città, Salerno naturalmente, non stiamo dicendo una grande megalopoli europea, e ha affidato le realizzazioni, non soltanto le cubature, perché con le stesse cubature e metrature si fanno, come dire, discariche e legnai, oppure cattedrali e piazze dei miracoli, quindi sono cose completamente diverse, a 8 grandi architetti. Voi sapete che esiste una grande crisi a Bologna, anche del settore edilizio. È chiaro che a fronte di un piano di quel genere, questa crisi sarebbe spostata, come dire, dei tempi di realizzazione, di una grande realizzazione. Quindi per i tempi dell'economia attuale sine die, no? Ora bisogna anche avere il coraggio di dire che noi vogliamo progettare il territorio e che siamo disposti a farlo se vogliamo migliorarne le caratteristiche, il che poi può anche voler dire fare della progettazione ambientale e naturalistica collegata, per cui gli enti di ricerca ci possono aiutare. Ancora, è assolutamente necessario però che le scelte siano chiare, no? Cioè, giustamente Gianluca ci ha spiegato quali sono gli sforzi che sono stati fatti a livello nazionale
Però naturalmente non è che i piani, insomma, di azione possano essere considerati alla stregua di documenti di programmazione economica e finanziaria e di politica industriale metropolitana. Non è scritto da nessuna parte che queste cose non possono essere fatte. Un qualunque signorotto del Medioevo, con gli strumenti che aveva a disposizione, faceva esattamente questa cosa. E quindi è evidente che se dopo 8 anni di crisi noi non siamo in grado di pensare a strumenti di questo genere, tentando di predisporli, il problema è culturale e in particolare di cultura politica. E allora noi dovremmo prenderne atto molto molto umilmente. Anche perché non si può essere fino in fondo schiavi del paradigma neoliberista. Io sono completamente d'accordo, vabbè, ma come dire, ovviamente, sulle questioni, sui nodi che ha individuato Gianluca riguardo alle possibilità di essere attivi in politica da parte di un sistema come lo Stato. Però secondo me ne manca un quarto, ed è quello delle politiche di prodotto. Guardate, lo stesso Prodi, che è stato un fautore per un ventennio, secondo me facendo anche disastri, di politiche, secondo me facendo anche disastri, di politiche orizzontali, a fronte di alcune crisi evidenti della Fiat e non soltanto, ha pensato che una cosa ovvia, cioè quando il nuovo non viene selezionato darwinisticamente, quando non ci sono dei capitali pazienti come quelli che auspica la Mazzucato, ma anche un Department of Energy che li vaglia e che quindi, come dire, crea una forma di preselezione, allora, come dire, chi ha delle maniche da tirarsi su per cercare di fare delle scelte, e soprattutto chi ha la cultura, anche avvalendosi del ruolo direzionale che possono avere i manager del territorio, che sono classe dirigente a tutti gli effetti e che non vengono utilizzati a questo riguardo, chi ha delle maniche da tirarsi su sicuramente lo può fare. E anche qui pensiamo anche ad ERA, ad esempio, no? Che non andava venduta ma utilizzata proprio in questo senso, proprio come Gianluca ha detto che si è fatto nei casi di Eni, di Finmeccanica, di Enel e cose di questo genere, cioè degli incubatori di innovazione. E questo è chiaro che, come dire, però noi non possiamo non toccare il tema del tecnopolo, no? Perché il tecnopolo è stata un'idea di per sé abbastanza giusta, però poi non è stata veramente mai perseguita conseguentemente, non c'è stata la selezione vera diciamo, da un punto di vista tecnico e tecnologico delle questioni, non sono stati fatti dei business plan credibili, i soldi europei spesso sono stati spesi per creare delle unità funzionali negli enti di ricerca, e da questo punto di vista sono sollecitato a parlare anche dello stato abbastanza fatiscente in cui è lasciato l'ente per cui lavoro, che è l'Enea, e che avrebbe dovuto fin qui avere il ruolo di agenzia per lo sviluppo economico sostenibile, che ad oggi, a un anno dall'ultimo commissariamento, non si è nemmeno sognato di mettere in cantiere. Per non parlare invece di ricerca più curiosity driven, che può dare dei risultati. E poi è necessario, si è parlato, e questo è molto interessante, del ruolo delle esportazioni e del mercato interno, no? La discussione che avevamo prima avviato tra di noi. Ora, è vero che le aziende che esportano hanno le migliori performance in tutti i settori, sono quelle che pagano meglio gli operai, quelle che hanno le migliori plusvalenze, tutto quanto. Ma è anche vero che, dipendentemente dalle dimensioni di queste aziende, molte di esse operano prevalentemente sul mercato interno, e quindi le difficoltà che sono state ricordate da Davide, da Gianluca, no? È chiaro che noi non comprendiamo compiutamente la proporzione, cioè come dovremmo tarare le cose. E quindi, secondo me, c'è anche un lavoro di analisi, di riflessione seria per centri di ricerca, per gente che si occupi di economia. E da ultimo, io credo che sarebbe necessario, come insomma è stato anche un pochino fatto qui, ma molto di più, come già ho detto, che ci sia un coinvolgimento nella discussione politica ed economica e culturale delle persone, dei manager. Io assistei a una bellissima presentazione in cui l'amministratore delegato di Coesia alcuni anni fa diceva alcune cose che sono state ricordate qui. Loro hanno, Coesia, cioè la GD, una delle grandi aziende del comprensorio bolognese, loro hanno l'intera catena di forniture a 80 km da Bologna e rispondono meglio
al, come dire, alla modifica dei fornitori che i a cui i tedeschi rispondono che quelle modifiche sono impossibili. Quindi è vero che possiamo essere più bravi dei tedeschi e non soltanto vantarci quando i tedeschi vengono ad acquisire le nostre aziende e fanno cose sul nostro territorio, ma qualcosa è sicuramente santa e benedetta. Si è parlato molto di manifattura e qui chiudo. Guardate, la manifattura storicamente è in una fase di arretramento in tutto l'Occidente. E questo arretramento è stato da alcuni, come ha ricordato Gianluca, colpevolmente assecondato, perché l'unico paese in Europa che non ha assecondato questo processo, ma che ha cercato, pur vedendo la propria manifattura in certi periodi di inflessione, di piantare una lancia, diciamo così, metaforicamente, nell'ingranaggio della storia, è stata la Germania. Ora, alcuni economisti, ci sono delle analisi di Cipolletti, di Denardis a questo riguardo, alcune delle quali disponiamo ancora insomma, in fase di preprint, che dicono che questo non è un processo che può essere duraturo. Non può essere duraturo perché gli aumenti di produttività devono essere necessariamente resi collettivi dalle relazioni industriali e questo finisce col creare diciamo, dei contrappesi negativi. Però siamo in una fase transitoria in cui la Germania da molti anni sta avvantaggiandosi del fatto di avere una propria formula per rimettere indietro le lancette della storia. E siccome lo storicismo, non solo quello degli economisti, ma diciamo quello più generale, è stato definitivamente ammazzato nel dibattito filosofico dalle analisi di Popper, forse varrebbe la pena anche noi di dare il nostro contributo a spingere più in fondo la lancia nell'ingranaggio. Grazie.